Buonasera amici sportivi e ben ritrovati a Domenica Replay dopo le due settimane di sosta legate al Carnevale di Viareggio. Torniamo con una puntata davvero particolare, non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, quindi dobbiamo essere molto bravi. Intanto vado a presentare Andrea Lanfri. Buonasera Andrea. Buonasera. E grazie di aver accettato il nostro invito. Beh, Andrea non ha bisogno di nessuna presentazione, atleta paralimpico, prima nell'atletica leggera, adesso da qualche anno ti sei dedicato all'alpinismo. E un mese fa di questi tempi sei arrivato sulla cima, sulla vetta più alta del Sud America, la Aconcagua, no? Sì, esatto. In Argentina, correggimi, esatto. Se, quando dico delle sciocchezze correggimi subito. Tutto esatto, la Aconcagua 6.962 era quindi la mia... Mancavano proprio pochi metri per i 7.000. Diciamo che è quasi un 7.000 alla fine, era la mia quarta tappa del progetto delle Seven Summit. Seven Suns, cioè come è nato questo progetto? Spieghiamo a chi non ne fosse a conoscenza cosa significa. Ma diciamo come è nato un po'... è nato nel periodo di Covid in realtà, perché all'inizio era solamente un progetto che avevo chiamato Toccare il cielo con tre dita scalando l'Everest, ovviamente diciamo che era quello il progettone di quel momento. Poi ero in casa e fantasticavo tanto con la fantasia, la voglia di viaggiare ce n'era tanta, non potevamo. E quindi si è trasformato in Seven Summit, che appunto prevede la salita delle sette vette più alte dei sette continenti. Quindi ogni continente ha la sua vetta principale e ognuno, sommate, sono le sette, le Seven Summit. Allora, noi dovremmo vedere anche delle immagini che adesso Matteo Pedini, che stasera regia, ci proporrà. Non ce la faremo a vedere tutte, sono tutte bellissime. Tutte... No, sono tutte molto belle. Sono tantissime. Finora hai scalato, diciamo, quattro delle sette vette che ti sei preposto di scalare. Sì, esatto. La prima è Monte Bianco, proprio le immagini che stanno scorrendo. Beh, qui giocavi in casa. Qui giocavo in casa. Però ricordiamo che il Monte Bianco, cioè perché uno dice Monte Bianco... No, dipende da dove si passa, è abbastanza impegnativa. Allora, noi abbiamo fatto la Via Ratti dal versante italiano, quindi siamo partiti da Courmayeur fino al rifugio e poi da lì siamo andati sulla Via del Papa, viene chiamata proprio perché Ratti è stato un papa, quindi sì. Viene proprio chiamata così. È stata una bella salita, quattro giorni frattutto, ero insieme a due amici e tra l'altro un amico Massimo, anche lui diciamo un collega, oltre di passione di montagna, anche un collega di gamba, perché anche a lui gli manca un arto artificiale. Ho capito. Quindi questa era l'atleta paralimpica anche lui. Esatto. No, ricordiamo che il Monte Bianco, quello che volevo dire è che magari lo sanno tutti, e quindi però è la vetta più alta d'Europa. Sì. È la vetta più alta d'Europa, infatti è stata la prima tappa. È cominciato da casa, via. Ho cominciato da casa, sì, esatto. Sensazioni, ricordo del Monte Bianco? Ma fu una bella salita, appunto, condivisa con amici. C'eri già stato? Era la No, diciamo che intorno al Monte Bianco avevo già fatto altre salite, creste, però proprio in vetta, nella vetta ufficiale, era la prima volta. Quindi un bel ricordo. Un bellissimo ricordo, la prima, sì. E quel periodo era quando hai fatto il Era luglio, tempo? Se non mi sbaglio, 2020. Era luglio del 2020, sì. 2020. Eravamo un po' usciti dal Covid e ricordo è stata la prima, una delle prime, diciamo, ritorni. Bellissime queste immagini che non ci stancheremo mai di vedere. Qui era proprio la parte finale, sulla cresta. Senti, so che mi hai detto, io lo sport, quando facevo l'atletica, ora che faccio l'alpinismo, mi piace farlo più che farlo. Sì, esatto, sì. Quindi immagino che... Diciamo da sempre, da quando sono nato, da piccolissimo. Di calcio e di serie e di Lucchese non sai nulla. No, non seguo. Non sai nulla. E allora, vabbè, noi comunque dobbiamo parlare di Lucchese perché oggi ha giocato a Montevarchi. Non è stata una grande partita quella della Lucchese, però insomma, vi raccontiamo tutto nel servizio. Nel grigio e nel freddo del Brilli Peri, la Lucchese va a caccia di probanti conferme dopo gli altalenanti risultati delle ultime settimane. L'Aquila Montevarchi finora ha volato basso, tanto che fanalino di coda, ma questo non deve illudere. Circa 200 supporters al seguito dell'amata Pantera. Maraia conferma lo schieramento tipo, con Panico nel ruolo di centravanti. Di Quinzio recupera, ma va in panchina, rossoneri in maglia oro con banda trasversale rossonera. Si gioca e la Lucchese assume subito l'iniziativa, con discreta padronanza. In realtà sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Giordani, che coglie la traversa, col pallone che danza poi pericolosamente sulla linea di porta. Poi Ben Assai sventa il pericolo. Un
un po' di fortuna che non guasta. I rossoneri palesano le solite ben note difficoltà in fase offensiva, confermate appieno subito dopo da Panico, che si divora così la rete del possibile vantaggio. Poco dopo la mezz'ora, ancora Panico, che ci mette tanto cuore, sfiora il vantaggio con un pregevole colpo di tacco. Una ripassata per fare gol forse non basta quando anche Rizzo Pinna mette fuori in questo modo. E allora si va a riposo sullo 0-0, in avvio di ripresa dentro Ravasio per Rizzo Pinna. Panico, ancora lui, ha subito l'occasione per sbloccarla, ma come non detto. Solito refrain, Lucchese troppo sprecona, ma Stalli la porta, lui la centrerebbe, ma Giusti è lì anche per parare. Reagisce il Montevarchi, che colpisce la seconda traversa di giornata, stavolta con Cerasani, dopo che Tiritiello aveva salvato sulla linea di porta, come nel primo tempo. Prosegue lo show alla rovescia di Panico, che sbaglia ancora una facile occasione, a tu per tu col portiere Valdarnese. Maraia si gioca anche le carte Fabbro e Fabbrini, entra anche Romero, che si allinea ai compagni calciando fuori da buona posizione. 4 minuti di recupero non cambiano l'inerzia di un match destinato allo 0-0, un punto che serve relativamente alle esigenze di entrambe le squadre in una giornata grigia e piovigginosa. Ora la Lucchese è decima, ancora al limite della zona playoff, senza mai riuscire a spiccare il volo decisivo, ma è così, prendere o lasciare. Allora, prima di proseguire con Andrea Lanfri, che è il nostro graditissimo ospite, vediamo Matteo subito i risultati di questa 29esima giornata e anche la classifica, così evidenziamo quello che è l'aspetto numerico. Siena Recanatese giocata sabato 1-1, poi oggi Alessandria Vispesaro 2-2, Ancona Entella 0-3, Montevarchi Lucchese 0-0, Fermana Rimini 1-2, Fiorenzuola Cesena 0-0, Imolese Gubbio 1-1, Olbia Torres 3-1, Pontedera San Donato Tavarnelle 2-4 e Reggiana Carrarese 0-0. Frena la capolista reggiana, però non ne approfitta il Cesena, ne approfitta l'Entella, però il vantaggio della Reggiana è di 6 punti sull'Entella, 7 sul Cesena, a 9 giornate dalla fine, sufficienti? Chissà, vedremo. La Lucchese, come dicevamo, è al decimo posto, quindi al momento sarebbe a playoff con 40 punti. Allora Andrea, abbiamo visto le immagini del Monte Bianco, però tu poi hai continuato perché hai detto sì, ancora si comincia in casa, poi insomma hai detto vado sul tetto del mondo, che era un po'... da sempre possiamo dirlo il tuo sogno, parliamo dell'Everest. Beh, senz'altro, quello indubbiamente, sogno io penso di tutti gli alpinisti, perché, certo. Insomma, fare, cioè, rendersi conto, dico rendersi conto perché quando sei su veramente, almeno la sensazione che mi ha fatto a me era, cioè, era una sensazione strana appunto perché no, non ti rendi conto, magari è un po' la stanchezza, la mancanza di ossigeno, tutto quello che c'è, ma quando poi sono arrivato tu al campo base... Su Colombole o... Sì, dal campo 4 su, sì, però non è che... nel senso, sono di supporto, questo ma cielo che è che... un blu scuro... Ma diciamo che l'alba... Me l'ha raccontata ad esempio l'amico Riccardo Bergamini, no? Ma diciamo, io mi ricordo benissimo sulla mia destra, ero sull'Ilari Steppe, quindi sulla cresta finale, poco prima di questo passaggio... E a destra avevo l'alba, che diciamo il sole che stava sorgendo dalla Cina, un colore bello rosso, bello importante. Beh, se nasceva dalla Cina, che fosse rosso. E sulla sinistra, ok. Sulla sinistra invece c'avevo questo cielo con l'ombra dell'Everest proiettata sul panorama. Insomma, è un'immagine che. Ma assume questo blu, questa connotazione di blu scuro. Come io, la giornata, cioè quella mattina, era bellissima climaticamente, anche perché se no non avremmo tentato, diciamo, la vetta, logicamente per rischi insomma importanti. Quindi non so se era casuale, ma era veramente bello. Cioè, bello il panorama, vedevi avevi un'ottima vista, un'ottima visuale su in quel momento dici, io sono sul tetto. Infatti la cosa strana è che non lo dici, almeno io non l'ho detto lì, cioè non l'ho pensato, perché magari la concentrazione e tutto, sai che quando sei lì sei a metà del gioco, cioè non è che hai finito, c'è la parte di discesa da fare. Ecco, no, questo va sempre ricordato. Che è la parte un po' per tutti, ma per me maggiormente più difficile, più impegnativa e anche più pericolosa rispetto, certo, alla salita, quindi la concentrazione non doveva calare, era alta, quindi diciamo che ho concretizzato tutto quando eravamo al campo base, insieme a Luca, ci si guardava e diceva, eravamo sul tetto del mondo, cioè lì abbiamo realizzato, ecco, quando sei su, secondo me c'è sempre tanta concentrazione, quindi... È un'esperienza che porterai sempre dentro, sì, penso. Senz'altro. Allora, noi invece adesso andiamo alla Serie D e all'altra partita che abbiamo seguito, quella di Ghivizzano tra il Ghiviborgo e il Poggibonsi. Poggibonsi che arrivava a Ghivizzano sulla scia di una serie di risultati, miglior attacco del campionato, ma siccome nel calcio non c'è nulla di scontato, vediamo com'è andata.
Dopo la sconfitta sul campo dell'Arezzo, il Vivi Borgo prova a ripartire, ma l'interlocutore che si presenta al Carrai in una domenica tipicamente invernale si chiama Poggi Bonsi. Da almeno un paio di mesi quella giallorossa senese è la squadra più in forma del campionato. Big Mac deve fare i conti anche con qualche assenza di rilievo e concentrata soprattutto in difesa. E pensare che di fronte c'è il miglior attacco del girone con 49 reti. Vivi maglia gialla e nera, ospite in completo bianco con banda trasversale giallorossa. Poggi Bonsi temibile, ma la squadra di casa non si spaventa e al tredicesimo si porta in vantaggio con Tigani. Il centravanti scaraventa in fondo al sacco dopo respinta del portiere Bruni su tiro del sempre vivace Buongiorni su assist di Bachini. Il Givi si fa preferire in questa fase e Mata, servito da Zini, sfiora a raddoppio. Ancora Zini viene fermato in calcio d'angolo nel suo incedere. Il Poggi Bonsi si fa vedere nel finale con un'azione personale di Regoli, il cui tiro però non spaventa Antonini. Poi ci prova anche Gistri, ma la sua conclusione finisce comoda tra le braccia del portiere biancorosso. Al primo minuto di recupero viene annullata per fuori gioco una rete a Tigani, servito da Della Pina. Si va a riposo col meritato vantaggio dell'11 di Maccarone. Aiutato da un pizzico di fortuna, ma più determinato, il Poggi Bonsi perviene a pareggio al decimo della ripresa. Il tiro è di Regoli che viene deviato da Del Dotto e spiazza Antonini. 1-1 è tutto da rifare, che però 10 minuti più tardi significa Givi Borgo che rimette il muso avanti. Stavolta è l'indemoniato Zini a trovare la via del gol del 2-1 su cross dalla sinistra di Buongiorni, che diventa poi 3-1 all'incedere della mezz'ora. Il signor Bocchini di Roma segna un calcio di rigore a favore del Givi per un fallo di Borri su Zini, che lo stesso Zini dagli 11 metri trasforma in un perdona, fa 3-1 e doppietta. Ma non finisce qui, perché all'incedere del 90esimo il Poggi Bonsi la riapre con un colpo di testa di Borri, che poi Bonecchi ancora di testa mette il pallone dentro. Ma ci pensa lo scatenato Tigani in contropiede a richiuderla, e stavolta a doppia mandata al 91esimo. Espulso poi Regoli per somma di ammonizioni, vince 4-2 un grande Givi Borgo che mette sotto la terza forza del campionato e può guardare con fiducia lo scorcio finale del torneo, anche se domenica prossima incombe la difficilissima trasferta sul campo della Pianese. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, quando torniamo però dobbiamo vedere la vittoria, la bella vittoria del Tau di Giancarlo Favarin, e sentiremo anche il tecnico del Tau, 3-1 sul campo del Città di Castello, mentre con Andrea Lanfri, pensate, andremo in Africa, credo, almeno, su Kilimangiaro. Sul Kilimangiaro. Sul Kilimangiaro, a tra poco. Eccoci tornati, Andrea Lanfri, non so, andiamo prima sul Kilimangiaro, o a Città di Castello. Ma, Città di Castello potremo sempre incrociare Monica Bellucci, quindi fai te. Cosa... insomma. No, va bene, senti, ripartiamo da te. Allora, abbiamo visto il Monte Bianco, abbiamo visto l'Everest, poi in tempi più recenti il Kilimangiaro e addirittura roba d'un mese fa la Concagua. Esatto. In Sud America. E sono quattro. Sì, Kilimangiaro è stata la terza tappa delle Seven Summit, anche lì ero con una vice, c'era anche la mia ragazza, diciamo è stata fatta la prima, per me era la prima volta che andavo in Africa. E abbiamo fatto il Kilimangiaro, e poi vabbè, io e Massimo abbiamo fatto anche il Monte Kenya, che sono le due montagne più alte del continente africano. Tu una sei volta che andavamo bordo, giù, mica ti accontenti, cioè vedete. Sono due montagne vicine. Ma una è in Tanzania e una appunto è in Kenya, però sono totalmente diverse. Una, il Kilimangiaro, è ovviamente più alto, molto più bello, più naturalistico, molto affascinante, però si non trova è, anche la neve in Cina. Non sì. È tecnico, pochissimo. Pochissimo. E andiamo a quanti metri? 5.009 qualcosa. Quindi in Africa possiamo dire che anche quasi a 5.000 metri può nevicare come da noi. Sì, c'è un ghiacciaio, ci sono alcuni ghiacciai. Sì, insomma. Alcuni ghiacciai che purtroppo anche siamo quelli... nel cuore dell'Africa, tra l'altro. Sì, lì è proprio nel cuore dell'Africa, c'è poco questa, sotto l'equatore. C'è questa sensazione d'Africa di cui si è sempre parlato o no? Ma sulla montagna... L'uomo è partito da lì e allora non lo so. Sulla montagna sinceramente non ho sentito questa cosa. Quando ci siamo trasferiti e abbiamo attraversato appunto la Tanzania e... in una parte del Kenya, lì magari sì, lì è già forse diverso. Avevi troppa concentrazione. Ah, questo penso sia sempre il Kilimangiaro. Qui è il Kilimangiaro. Tramonti africani sono formidabili. E poi, roba di un mese fa, la Concagua. Quindi dall'Africa poi si è andato al... Sud America. In Sud America e in Argentina. L'Argentina era, diciamo, la quarta tappa di questo è nella progetto. Catena delle Ande, no? Nella catena delle Ande, sì. Sono arrivato in aereo a Mendoza e da lì c'è un trasferimento e poi sono partito per questa avventura sudamericana, un'avventura un po' diversa dalle altre perché l'ho fatta praticamente in solitaria, cioè non avevo nessuno. Era la prima volta che eri solo? Totalmente solo, sì. Ovviamente
tipo una puane, no, nel senso faccio tante, vabbè, tante cose, cosa, ovviamente in alta quota, in altissima quota, sì, lì ero proprio solo, non avevo neanche né portatori, né, cioè nessuno, avevo, ricordo, diciamo noleggiato, diciamo così, un ciuchino che dal campo base, dalla, diciamo dalla partenza ha portato ciuchino il materiale, tipo Pinocchio, sì esatto, al campo base, poi da lì in su anche la gestione tende, cibo, acqua, tutto. Che montagna, diciamo, è stata la Aconcagua? Beh, è stata una bella avventura perché poi alla fine siamo quasi a 7.000 metri. Quasi 7.000 metri, diciamo che in realtà poi l'ho fatta due volte, ci sono stato su due volte. La prima, anche se non sono arrivato realmente proprio alla vetta, ma sono arrivato a circa 200-300 metri, poi c'era un fortissimo vento in cresta, avevo tutto scarico, batterie insomma generali, e ho deciso di tornare giù, di tornare al campo base. Tra l'altro possiamo dire, la tua salita sulla Aconcagua è venuta a 8 anni da sì, infatti, il problema che hai avuto nel 2015. Sì, infatti il secondo tentativo, diciamo, è cascato, perché in realtà non è che l'avevo programmato, è cascato proprio tra il cavallo, tra il 21 e il 22, che sono il giorno, il 21 è il giorno, diciamo, dico sempre il mio secondo compleanno, perché quella mattina, cioè ad oggi, che sono passati un po' di anni, ma la ricordo ancora in maniera importante. Quindi, diciamo, è stato un motivo in più di soddisfazione il 22 mattina quando sono arrivato in vetta, proprio per, diciamo, ribadire a questo batterio che insomma non è riuscito a completare la sua missione. Cioè, per fortuna. Questo è quanto accaduto finora, ora poi Andrea ci racconterà quello che deve ancora accadere e altri progetti che ha in mente. Noi torniamo al calcio e andiamo con le immagini, se siamo pronti Matteo, al Bernicchi di Città di Castello, dove oggi il Tau Calcio, possiamo dire, era la seconda partita in panchina di Giancarlo Favarin, ma in realtà alla fine era la prima partita del Tau Calcio di Favarin, che vedete è andato in vantaggio al 18° del primo tempo con questo gol bellissimo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Gurini. Al 39° sempre del primo tempo gli Amaranto hanno raddoppiato con Alessio, protagonista assoluto di questa partita, e si sono portati sul 2-0. Poi al 7° del secondo tempo ancora lo scatenato Alessio, vedete, va via in contropiede nelle vaste e ampie praterie del Città di Castello e segna il punto del 3-0. Non finisce qui perché pochi minuti più tardi Città di Castello trova il punto, diciamo, della bandiera con Calderini, questo è il gol del 3-1, quindi partita che finisce con la bella vittoria del Tau. Abbiamo un minuto, proprio un minuto di Giancarlo Favarin, che probabilmente poi ce lo confermeranno le prossime partite, chissà, è già riuscito a dare una propria impronta alla squadra del Tau. Sentiamolo. Abbiamo fiducia, no Andrea? Sta per arrivare Favarin, che parla di questa prima trasferta con il Tau Calcio, una trasferta vittoriosa a Città di Castello. Bella partita, devo dire che insomma i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, come mi aspettavo, stanno lavorando con grande impegno, con grande determinazione, questo è un risultato che ci darà sicuramente fiducia per proseguire in questo finale di campionato, finale, insomma sono sempre 9 partite, tutte difficili come questa qua di oggi, diciamo questa è la strada buona, dobbiamo continuare così. Bene. È chiaro che un po' di sofferenza ci poteva stare perché insomma a quel punto lì loro non aveva più niente da perdere, però abbiamo tenuto bene anche in quel caso lì, abbiamo avuto la possibilità di fare anche il quarto gol, abbiamo preso il palo, la squadra comunque sia è sempre stata propositiva, si è sempre data da fare anche in fase offensiva con molti inserimenti. Questa è la strada da seguire secondo me, lavorando piano piano le cose vengono fuori, sono ragazzi disponibilissimi, questo secondo me, ecco, è importante, va fatto un grosso applauso a questa squadra, a questo gruppo, perché poi insomma hanno giocato anche quelli della panchina che hanno dato il loro contributo, quindi dobbiamo 3 punti importanti, ma insomma non abbiamo fatto niente ancora. Siccome stasera andiamo di corsa e voglio dare il giusto spazio ad Andrea Lanfri, vi ricordo per la Serie D che il Real Forte Querceto ha pareggiato nel girone D 0-0 a Carpi, e in questo girone abbiamo visto le immagini del Ghiviborgo e del Tau, va notata invece la sconfitta interna al Buon Riposo del Seravezza, battuto però dalla fortissima Pianese di Vitaliano Bonuccelli per 3-1. Per quanto riguarda l'Eccellenza, ricordiamo la bella vittoria del River Pieve 3-1 sul Quaiopelli e la sconfitta del Camaiore 1-0 sul campo del Cenai. Naturalmente il quadro completo di questi campionati martedì ore 15 in diretta con Palla al Centro, condotta in studio e come sempre con gli ospiti da Simone Ferro. Allora Andrea, abbiamo raccontato di queste prime 4 vette che è scalato, adesso ne rimarrebbero 3. Cosa prevede il programma, il menù? Ma, diciamo, il menù in questo 23 l'Oceania.
quindi non so ancora come si pronuncia, lo chiamo Kosciuszko. Proprio per il continente. Dov'è? Sì, in Australia, sì, nel continente australiano. E questa, diciamo, è la prossima delle Seven Summits. Però ho altri progetti quest'anno, cioè continuerà qualche edizione del From Zero Zero, la prima edizione extra Italia. Già, certo, sarà... il famoso Zero From, sì. No, come si chiama? Zero From Zero to Zero. E cosa hai in mente per quello? Ho in mente il Teide a Tenerife, perché è molto particolare come ambiente, molto, mi affascina tanto, cioè la zona vulcani mi ha sempre affascinato. E poi c'è, diciamo, un ritorno sulla Cima Grande, dove l'ho già salita, diciamo, in stile, chiamiamolo, normale, e invece qui lo farò con la partenza da Venezia, quindi Venezia, bicicletta fino alla parete. Salgo la parete. No, Venezia bicicletta quanti chilometri fa? Sono circa 180 qualcosa. E arrivi alla... Arrivo sotto la parete, sì. Lì cambio le protesi, inizio ad arrampicare, scendo, riprendo la bici e torno a Venezia. Nel minor tempo possibile. Così, tanto, quanti ne hai fatti di questi Zero From Zero? Ho fatto il Monte Rosa, il Gran Sasso, l'Etna. Sì. Pensavo che quella cosa lì almeno... E invece anche... No, diciamo che il From Zero Zero è nato principalmente, certo, come, sì, allenamento per l'Everest, quindi era solamente quello, diciamo, il suo scopo. Poi invece mi ha affascinato tantissimo, cioè proprio partire dal mare, arrivare alla montagna e tornare, quindi sono nate tante altre edizioni, ovviamente non preventivate inizialmente, e in futuro ne ho ancora altre. Ora però con te poi, prima di chiudere, voglio parlare anche di quello che è il tuo impegno sempre sociale, di come insomma... vogliano sentirsi raccontare da Andrea Lanfri tutta quella che è la sua esperienza e questo modo veramente unico ed esemplare che ha di proporsi in modo positivo in un mondo dove di positivo, ne parlavamo prima di entrare in trasmissione, c'è poco. Non abbiamo tempo di lanciare il servizio della Nottolini, però abbiamo tempo probabilmente per vedere qualche immagine della Nottolini, per ricordare che sabato sera la squadra bianconera ha vinto per 3-0 sul campo dell'Aquiterme. È stata una vittoria netta, la partita non è mai stata in discussione, Trevisiola e compagni si sono imposte col punteggio di 25-20, 25-23, 25-20. Era importante tornare a successo perché ci sono ancora degli obiettivi probabilmente da perseguire, che potrebbero essere quelli di cercare di entrare anche, di arrivare al terzo posto, che vorrebbe dire potersi giocare i playoff. Sabato prossimo ci sarà la sfida al Palapiaggia contro la 1 Maglia Valdarno, che aprirà un ciclo di 3 derby toscani. Poi la settimana successiva, sempre a Capannori, arriverà il Castelfranco, in quello che per la Nottolini è un po' il derby più sentito, e poi il terzo derby consecutivo contro una toscana sul campo della Liberi e Forti Firenze. Crediamo che alla fine di questo miniciclo di 3 partite sapremo se la Nottolini può ancora veramente, diciamo, pensare in grande. Nell'atletica paralimpica, la quale, insomma, della quale sei stato protagonista qualche anno fa, dobbiamo ricordare il doppio successo di Niki Russo, atleta della Virtus Lucca, che ai campionati italiani paralimpici categoria F35-F36 svoltisi ad Ancona ha vinto la medaglia d'oro nel getto del peso con 1,12,55 m e si è ripetuto nel disco scagliando l'attrezzo a 1,26,30 m. Complimenti a questo atleta lucano che però gareggia con i colori della nostra Virtus. Per quanto riguarda il tennis, ricordiamo che da domani scatta a Santiago del Cile, scattano gli internazionali del Cile, cioè dalle parti dove sei andato te sulla Concagua, sì. La zona è quella. Tra i protagonisti si spera ci sarà anche Lorenzo Musetti, che avrà, così speriamo, il modo di festeggiare al meglio anche i suoi 21 anni venerdì prossimo. Lorenzo è testa di serie numero 1 e mercoledì entrerà in scena affrontando uno tra il cileno Alejandro Tabillo oppure lo spagnolo Juame Munar. Infine, per quanto riguarda il pugilato, la notizia è proprio di pochi minuti fa, Sasha Mencaroni, che è questo ragazzino della pugilistica lucchese, ha battuto nell'ambito del dual match tra Italia e Croazia a livello juniores, ha battuto il croato Tristan Talan ai punti, categoria 60 kg, dunque ha onorato al meglio la maglia azzurra, confermandosi un pugile ancora molto giovane ma di luminose prospettive. Il tuo impegno sociale, so che hai un'estate fitta, un'agenda fitta, come so dirsi, no? Sì, vengo da un autunno ricco di interventi, diciamo, scolastici, faccio anche tante cose con le scuole, sì, sia a livello, diciamo, territoriale, diciamo, Lucca, Pisa, diciamo, più regionale, ma anche, diciamo, extra regione.
E ora invece si partono le varie, diciamo, incontri culturali un po' in giro anche le manifestazioni estive. Nelle scuole dove vai in prevalenza? Poi dobbiamo. Bah, qui a Lucca insieme a. Che tipo di scuole vai? Il medio? Un po' tutto, sì, medie, elementari, superiori. Medie, elementari, superiori sono quelle per la maggiore. Cosa noti da parte degli studenti? La cosa divertente. Le domande che ricorrono più spesso. Diciamo che mi fanno sempre tante domande, soprattutto poi quando parlo di protesi, cose ci metto tanta curiosità. Si domandano come fai? Sì, sì, anche questo. Diciamo, la particolarità è più piccoli sono, cioè, ovviamente ci sono molte più domande e ovviamente anche, c'è anche più divertente, curiosità. Più curiosità. Più grandi sono, ce ne sono un pochino meno, ma non mancano. L'impressione che purtroppo crescendo, riguarda tutti quanti. Sì, certo. Ho l'impressione che crescendo si peggiori un po'. Vabbè, comunque questa è la mia idea. Andrea, allora la prossima, abbiamo detto, Australia. Sì, la prossima avventurona è Australia, sì. Australia. Bocca al lupo, è stato un piacere averti con noi. Ci vediamo, a prestissimo. Ringraziamo anche Matteo Pedini, dopo di noi I Colori del Cerchio, puntata di questa settimana, non andata in onda sabato sera. Grazie, noi torniamo con Domenica Replay, domenica prossima, sempre alle 21:30. Buonasera.